Gianluca Pini, presente a Bologna per la cerimonia del 2 agosto, lei però a un certo punto è sceso dal palco, perché? Perché è una cerimonia, l'unica cosa che ho condiviso del discorso del collega bolognesi, che è anche presidente dell'Associazione delle Vittime, è il ricordo e il dolore per le vittime. Tutto il resto, nei modi e nei contenuti, penso che sia una delle cose più imbarazzanti che abbia mai visto in vita mia. Nei modi perché il presidente di questa associazione è anche un parlamentare e non penso che in questa associazione ci sia solo lui, quindi poteva tranquillamente lasciare spazio a qualche altro componente se voleva veramente commemorare le vittime senza fare strumentalizzazioni. Dalle sue parole, dalle sue idee, che negano a nostro avviso quello che è la vera pista delle responsabilità, cioè la pista palestinese legata all'Odo Moro. È vero che la magistratura ha archiviato la denuncia che aveva fatto il nostro collega Raisi in maniera molto frettolosa, però sulla scorta di una richiesta fatta dallo stesso Bolognesi, cioè di desecretare tutta una serie di documenti coperti dal segreto di Stato, noi ci accodiamo su questo perché siamo convinti che verrà smentito lui e verrà riportata la verità. Noi stiamo con quello che disse l'allora Presidente della Repubblica Cossiga, che scrisse al deputato Fragalà, che non a caso è morto nel 2010 assassinato. C'è una pista palestinese, c'è una questione dell'Odo Moro che è venuta avanti anche in altre vicende tristi di questo Stato, bisogna andare a fondo.